A volte, quasi raramente, ci capita di raccontare una partita come quella vissuta oggi al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, senza una sorta di analisi tecnica o tattica. L'Aquila oggi, suo malgrado, ci ha impedito tutto questo, al cospetto di una prestazione quasi priva di tutto. Troppo brutta per essere vera? E questa forse è la domanda che più delle altre passerà nella testa di chi, Pagliari compreso, si aspettava di assistere a una gara più combattuta. Non è sicuramente nostra intenzione togliere i meriti ad una San Benedettese arrembante che almeno con la testa ha risposto dai primi minuti presente. Potremmo parlare dell'intervento di Mantini, che ha portato poi al rigore e all'espulsione del numero 23, evidentemente inesistenti per il corretto tackle del centrocampista, ma poi, forse inevitabilmente, si è usciti dal campo troppo velocemente e con le ossa rotte. La gara, almeno fino a quando c'è stata, è scivolata via fino alla mezz'ora, quando è arrivato il gol di Baldassi. Prima solo due piccoli lampi, uno per parte, col tiro di Kergiosa attorno al settimo e la punizione di Banegas deviato dalla barriera in angolo. Il resto ci parla di un Orsini inoperoso e di un Michelin che, con già sul groppone le cinque reti al passivo, non poteva certamente da solo evitare una debacle fragorosa. Baldassi, come detto, ha cambiato volto al match alla mezz'ora con una girata precisa e fulminea. Dopo sei minuti è arrivato l'intervento di Mantini pulito sul pallone che ha permesso a Eusepi di raddoppiare dal dischetto e poi la relativa espulsione dell'Aquilano dopo il primo giallo preso al 19°. Arbitro non esente da colpe, ma poi, fino al 90°, l'Aquila è letteralmente sparita. Leonardo al 53°, Kergiota al 59, su appoggio di Di Santo e il pokerissimo di Eusepi, hanno condito con tanta amarezza la domenica da incubo degli abruzzesi. Ora bisognerà ripartire, soprattutto per chi, e ce ne erano 850, ha gettato al vento una splendida domenica di sole settembrino per 90 minuti di film dell'orrore, con titoli di coda tutti firmati L'Aquila.